Buon sera ragazzi, bentornati in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare del secondo strale che potremo utilizzare all'interno del mondo di Anthem, ovvero il Colosso. Innanzitutto, se vi siete persi il video su Guardiano in cui elenchiamo tutte le abilità che finora conosciamo, gli utilizzi e la struttura generale dello strale, lo trovate a fine video. Detto questo, in questo video andremo quindi a vedere le abilità generali del Colosso, i suoi appunto utilizzi e in quali situazioni questa tuta riesce a dare il meglio. Come al solito premetto che le informazioni che sto per andare a rivelarvi sono tratte dal sito ufficiale EA, quindi sono perfettamente affidabili. Tuttavia il gioco è ancora in fase di sviluppo, queste quindi potrebbero cambiare rispetto a quando il gioco verrà pubblicato. Detto questo, andiamo subito a parlare del Colosso. Come abbiamo già visto dai diversi gameplay, tra i quattro il Colosso è lo strale più grosso e corazzato. Infatti questo si incentra sulla pesantezza e sulla potenza di fuoco. È una tuta molto lenta e resistente, che però riesce ad effettuare degli attacchi massicci e ad uccidere molti nemici con facilità. Andiamo subito però a vedere le quattro abilità che come al solito conosciamo finora del Colosso. Come prima abilità abbiamo un impatto pesante, quindi uno schianto a terra che sfrutta la grossa stazza della tuta per creare un'onda d'urto. Essenzialmente, per chi viene da Destiny, è un pugno della distruzione. Questo è molto utile per eliminare piccoli nemici presenti in grandi quantità, ma trova anche utilità contro nemici di stazza un po' più grande, dato che comunque gli causa parecchio danno e li fa barcollare, rendendoli quindi sensibili ad ulteriori attacchi magari dei nostri compagni. La seconda abilità che abbiamo già visto nel gameplay è lo scudo. Questo è uno scudo estensibile che appunto riduce i danni frontali che subiamo. Può essere attivato sia a terra che in volo. E un'altra utilità, oltre a quella di proteggere noi e i nostri alleati, sta nello scagliare potenti attacchi caricati. Nei gameplay, per esempio, vediamo il Colosso attraversare un campo minato con lo scudo esteso, in modo tale da far esplodere le mine senza però subire danno. La terza abilità è invece il mortaio. Questo devo dire è quello che mi intriga un po' di più rispetto a tutte le altre, ed è appunto uno strumento che possiamo piazzare sulla schiena del nostro Colosso e che all'occorrenza scaglia una serie di razzi che piovono sul nemico causando danni ingenti. Come l'impatto pesante, anche questo è utile per eliminare nemici di piccolo calibro, ma fa veramente anche tanto danno ai nemici più grandi. L'ultima abilità è il cannone. Questo è essenzialmente una mitragliatrice ad alto impatto, che ovviamente ha un utilizzo limitato e che sinceramente vedrei più utile magari contro tanti piccoli nemici. Quindi ragazzi, queste erano le abilità che finora conosciamo sul Colosso. Come già detto, queste potrebbero variare con la pubblicazione del gioco. E detto questo, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono God.